Bob fell down. And he looked at Bob, made another shot. And I said, perché? Why did you shoot him? Tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco, queste le accuse nei confronti di Carmine Della Gatta, gestore del centro di accoglienza La Vela di Gricignano di Aversa, che nella notte di venerdì ha sparato alla bocca l'ospite Bob Allégier. Il giovane versa ancora in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli, mentre gli attivisti dell'ex OPG Sopaz, insieme ad altri, cercano di fare chiarezza circa i soprusi subiti da Bob, accusando gli operatori della Vela di non averlo aiutato quando aveva precedentemente subito dapprima un incidente stradale e poi un'aggressione. Questa mancata assistenza avrebbe portato Bob all'insano gesto di appiccare il fuoco. Le condizioni del centro di accoglienza di Gricignano, gestito dalla cooperativa La Vela, non sono condizioni isolate. Parliamo di situazioni che sono al limite della tragedia umanitaria. I ragazzi vivevano in bagni, parliamo di stanze ricavate dentro un bagno dove vivevano tre persone, due persone. Il ragazzo che adesso sta lottando contro la vita e la morte viveva dentro un bagno. Il gestore ha fatto vivere questo ragazzo dentro un bagno. Questo ragazzo non ha mai avuto assistenza medica né assistenza legale. Stiamo sguinzagliando delle situazioni insostenibili sui territori. Ci sono maxi centri ghettizzati, ci sono persone che vengono minacciate ogni giorno, anche in questo momento, senza nessun tipo di soluzione. Il centro della Vela, di questa cooperativa ATI, gestita in malo modo, non funzionava male solo a Gricignano, funziona male anche nella provincia di Benevento e continua a funzionare male nonostante segnalazioni presentate 2 anni fa. Nelle parole di uno degli avvocati del collegio difensivo di Bob Allégier, Antonella Marfella, la situazione sull'inchiesta. In realtà è come se si fosse scoperto un vaso di Pandora. I ragazzi qui del centro dell'OPG conoscono bene questa realtà. Forse i più immaginano che lì i ragazzi hanno trovato accoglienza, cosa che non è stata. Abbiamo veramente tantissime testimonianze ora nelle mani dei magistrati, delle quali purtroppo ancora non posso parlare, dove emerge una tragedia nella tragedia. Bob è stato aggredito, ma come sono stati aggrediti tanti altri, fisicamente, moralmente. Parliamo di ragazzi che vengono da situazioni di grande disagio, non solo fisico ma anche e soprattutto sentimentale, morale, che non hanno trovato neanche una mediazione di linguistica. I ragazzi non sono stati ascoltati nelle loro esigenze primarie.